Bene, adesso dobbiamo fare. Ah, già matta. Lei è la nostra. Arigato gozaimasu. Allora, grandissimi. Sì, vabbè, spiega. Bella esperienza. Lei era mamma veramente alla era, fine. Era una mamma san veramente. Sì. Allora, lei praticamente che avete visto ora che il prossimo anno va in Italia. Perché non ha ancora pianificato perché il corona eccetera, ma ha deciso che il prossimo anno va in Italia per parecchio tempo, ha detto, Nagaijikan, quindi. Quindi praticamente vuole vivere la sua vecchiaia, terza età, diciamo in Italia. Seconda età in Italia. E quindi visiterà un bel po' di posti, ha detto. Però ancora non sa dove vuole andare, perché sai, comunque il corona era un po' sterrorizzata, impaurita dal corona. Ancora, e poi ha detto che ha una figlia che vive a Vancouver. A Vancouver, in Canada, e quindi il menù in inglese appunto è stato... L'ha fatto dalla figlia, che è stato... Sì. Ma infatti era a posto il menù. Non c'era neanche... L'unica cosa che diciamo sempre, che è quello che gli ho detto anch'io, anche prima, è che quando venite in Giappone, nel menù in giapponese c'è scritto il 100% di più delle cose rispetto al menù in inglese, che è sempre più scarno, diciamo. Che però va bene anche così, dai, cioè se sei turista... Amen. Cioè, sono... Personalmente già ringrazio che ci sia almeno in inglese, cioè no, io no perché so il giapponese bene, però... Se fossi un turista, già ad avere il menù in inglese sarebbe comunque una bella cosa. E poi tra l'altro ha detto una cosa che molto spesso, cioè che ci sono rimasto stupito anch'io, cioè un paio d'ore fa ho sentito praticamente che diceva Genki Nomi, cioè si può pagare solamente in contanti, e lui ha detto no, si può pagare con la carta di credito, e lui ha detto guardate in questa strada a Oppidori pagare con la carta di credito è rarissimo, ha detto solamente il negozio davanti che è una catena, insomma, si può pagare con la carta di credito. E ho pagato con la carta di credito, che io infatti quando sono venuto qua, nel senso, ero consapevole di pagare, cioè nel senso volevo pagare in contanti, però poi prima ho sentito che si poteva pagare con la carta di credito e ho pagato con la carta di credito. Il bello è che l'abbiamo scelto a caso questo posto. A caso poi, il bagno migliore di tutta Asakusa penso sia. Sì, esatto. Non c'è un bagno più bello ad Asakusa. Andiamo per di qua forse. Però sai che lì c'è la strada del Melon Pan. Ah ok, okay. Che questa è dove eravamo, di questo eravamo passati prima, che era bella, sì. No? Io dopo metto la maglia a maniche lunghe. Ah, ora la metti a maglia a maniche lunghe, eh. Ah, ora la metti. Perché ho bevuto, quindi non è che... Bene, adesso andiamo nella strada. Pensate che abbia una felpa. Ho la maglietta solo con le maniche lunghe, eh. Ah no, io c'ho la felpa da stamattina. Guardate qua, vedi? Pazzesco. Bello questo posto. Questo è proprio il simposio dei salaryman usciti da lavorare, qua. Proprio, guarda qua. Tiro fuori la macchina fotografica, È uscito dal lavoro, vedi, tutti i vestiti. C'era quello, tra l'altro, con la camicia di fuori. Allora, guardate bella che è questa strada. Ora, voglio vedere se non c'è poca gente. L'ultima volta che ero stato qui non c'era nessuno. Guardate bella che è questa strada. Andiamo. Cioè, io fossi in voi, in un canale che mostra queste cose, mi abbonerei. No, te che dici? No, io sono già abbonato. Anzi, regala anche abbonamenti ai hater, tra l'altro. Adesso, guarda, quasi quasi. Aspetta che è andata via la linea. Maledizione. Come è andata via la linea? Aspetta. No, è tornata la linea. Ok, andiamo. Ci siamo adesso, no? Tra l'altro con un bitrate spaventoso a 12.000 adesso. No, è tornata. Dicevo, io se fossi in voi, per una via del genere, con un posto così che può accompagnare solo, mi abbonerei. Così. Io regalerei un abbonamento così qua. Così. Non regalare. Guardate bella che è questa strada. Come no?
Io non mi abbono perché non mi piace il canale, grande Ivan. Ma ho fatto bene. E allora regaliamo un abbonamento a un Marco a caso. Grazie a Marco. Ah, no, dai. Perché devi regalare gli abbonamenti così? Ma sì, ci sta, dai. Abbordiamo le geishe con la Y, ottimo. Sì, sì, abbordiamole proprio le geishe. Questa strada comunque, dopo le 4, 4 e mezza del pomeriggio, comincia a chiudere tutto qui. Comincia a chiudere tutto, però alcuni negozi purtroppo ancora sono chiusi. Sì, alcuni negozi sono chiusi dalla mattina. Marco ti ringrazia, grazie mille Katsuya. Figurati Marco, così ci stava. Il Melon Pan è chiuso, È chiuso ormai. Chiuderà alle 5, credo, il Melon Pan. Chiuderà alle 4 qualcosa, a seconda di quanti ne sono di. Questo è il Melon Pan proprio più famoso dell'universo, Kagetsudo, dal 1945. Sì. Showa 19, credo, se proprio devo, 20. Però 1940, forse, o 20 o 19, 20. Sì, 20, sì. Guarda. Ah, c'è scritto sopra, effettivamente, è vero. No, perché c'è scritto, questa scritta in giapponese è Showa 20, c'è scritto, sì. C'è scritto proprio. Questo è il melon pan più buono della galassia, cioè non c'è nessun altro posto buono, di melon buono. Pan più buono della galassia di questo. Tommaso, ho prolungato l'abbonamento, ma non si vede la notifica. Quindi ti ringrazio, Inter 19, grazie mille. Scusate. Inter, mi piace il nome. A me un po' meno, però ti ringrazio uguale. Per ringrazio io. Ringrazio a lui. Vabbè. Grazie Inter 19 per il prolungamento dell'abbonamento. Mi prendo un caffè. Questa tra l'altro è una delle macchinette con i prezzi più bassi di Tokyo. Vero? Sì. Vero? Perché c'ha la roba a 100 yen, che non ce l'ha nessuno. In genere qui? Sì, assolutamente. Allora, al solito, come dico sempre, rosso caldo, blu celeste freddo. Beh, rosso caldo, celeste freddo. Il rosso lo trovate solo 3 mesi all'anno comunque. Sì, scusa. Quello è buono, sì, quello è buono. Sì. Adoro. Di mio fratello Ito è qua. Sì, lo prendo anch'io questo qua. Aspetta. No, ce l'ho, aspetta. No, perché? Vai. Volevo pagare con l'orologio così la gente si vede. Così la gente vede l'orologio. Non ti lascerò promuovere la Apple nonostante io la usi da secoli. Questo praticamente è molto buono. È come fosse un tè, diciamo. È una limonata. Limonata con. Forse c'è anche. Questa non è la versione col miele, però, perché c'è anche quella con il miele. Tra l'altro qui c'era anche della zuppa di mais calda. Della zuppa di fagioli rossi azzurri. C'è il miele dentro, eh. Facci c'è il miele, sì. C'è il miele, sì. Perché c'è anche quello che prendo sempre. Guardate qua invece questi yatai gestiti con discrezione da certe associazioni di Tokyo, insomma, Giappone. Generalmente i yatai... Da cui mi associo. Generalmente sono gestiti da loro. Guardate, ma guardate bella che è la skytree. Cioè, guarda qua. Guarda che roba. Guarda qua la skytree che roba. Questo che vende, scusa? Bellini, guarda qua. Di legno. Ah, che kanji, guarda. Molto bello. Questo che fa i takoyaki, però ha smesso perché adesso chiude. Adesso non ne fa più. Shopping, che roba è, scusa. Ah, gyoza. Questo fa i gyoza. Buoni cazzo questi qua. Buoni cavolo, mamma mia, il gamberetto fritto, il karage, questo adesso ce lo regalano il karage che è chiuso. Comunque questa roba qua è calda, è proprio calda, calda calda proprio, calda temperatura di caldo. Okonomiyaki, guardate bellino che ha questo okonomiyaki. La banana. Banana sì però. Questo è, guarda questo, la carne di vacca, guarda. La carne di servo. La carne di vacca.
De vaca o de cerdo? Cerdo e è il maiale. L'ananas, volete l'ananas? Vi fa anche l'ananas questo. Franco qua vende 300 yen. Cazzo, no, 300 yen è tanto. Solo nella pizza. No. Ad Ameyoko quanto costa? Uno spinto con l'ananas costa 100 yen, cazzo, non 300. Ameyoko, sì. Ameyoko, cioè nel senso... Ameyoko, ma è solo passarci, mi viene un food poison. Guarda questo, questo qua. Mamma mia, Gyumotsu Nikomi. Questo praticamente è... l'interiore della vacca, praticamente, del manzo, è dentro una zuppa. Lui con quegli occhiali, comunque... Lui con quegli occhiali, cioè, chiaramente di loro, sì, per forza. Ah, no, aspetta, facciamo vedere qua. Lui, praticamente, con quegli occhiali lì, è uno di quell'associazione criminale giapponese proprio... Senza scampo, eh. Senza appello, proprio, sì, esattamente. Grandissimo. Lui è mio fratello. Allora qua vedete questa scritta qua, comprensibilissima a praticamente tutte quante le persone che sanno il sanscrito. Esatto, ti dice che ti fa praticamente in questo posto qua ti fanno i timbri, quelli che quando venite in viaggio con me mi fate perdere un sacco di tempo per fare i viaggi, per fare i timbri, però vi capisco perché ovviamente venite in Giappone e volete fare i timbri nel tempio, nel librettino che comprate. E questa freccia indica chiaramente a tutti, le persone che comprendono il giapponese, che in questa zona qua, madonna, ma buio che è però qui, si vede niente. Sempre abbastanza così. No, però di solito questi telefoni sparano molto liso, invece qui l'iPhone non è che alzi tanto. Non alza molto qui effettivamente. Ora qui c'è anche l'acqua, ma purtroppo non si vede. Comunque 17:30, guardate qua, è notte, proprio notte fonda proprio, no? Assurdo come in Giappone le giornate siano cortissime. In Giappone la giornata alle 4 c'è il sole, cioè, in casa. In inverno . Alle 4 basta. Ma è una festa particolare, oggi sono le bancarelle dappertutto. In realtà in questo periodo qua è il periodo... Sì, ma è il periodo... Vuoi una mano? Chiedi un attimo, sì, magari che volevo bere e non ho le... Cioè, Tommaso stava aprendo con la bocca la bottiglia di limonata. Cioè questo periodo qua del Bunkanohi. Mm-mm. E del periodo, comunque di questo periodo qua dell'autunno, del Shikosan, cioè della festa del... Ciao Yospajin! Grande Yospajin! Mio fratello Yospajin! È praticamente il momento in cui molto spesso in templi come questo, in templi come questo o santuari shintoisti, ci sono bancarelle, feste, eccetera. Sì, ma qua poi sono sempre fisse. L'abbiamo fatta vedere, facciamo vedere questa, la pagoda. La pagoda? Sì, figurati. Vabbè, andiamo di qua, vai, adesso che... Ci sono i lavori al Sensoji, purtroppo, però... Cazzo, questo è proprio buono. È buono questo. Buonissimo. Comunque, Yospajin, vai a lavorare, che senza di te non posso andare, maestro, a mandare. Vai a lavorare. Vai, cavolo, a lavorare, maestro. Cosa fai a casa il weekend, maestro Yospajin? Vai a lavorare, cazzo. Buongiorno da Verona. Beh, ciao Verona, direi. Chi è? Koshi 7. Ah, ok, pensavo fosse Michan. No, è meglio, perché no, Michan. È no, Michan, io volevo far vedere che c'era scritto Michan. Michan prima, sì. Anche Michan è da Verona. Allora, dicevo, al Sensoji, qui in questo tempio, ci sono i lavori, stanno rifacendo la pavimentazione. Ah, giusto, sì. Oh, kawaii. È buco scaricato. Te eri kawaii? No, kawaii. Questo sono io, sì. No, hanno finito di fare giusto stamattina per rompere le palle a noi. Sì. Sai, sì. Guarda bello che è qui la sera, guarda qua. Pure io da Verona. Ciao Pira Abala Babaluba, Pira Baluba. Allora invito tutti i veneti in chat a palesarvi, dite se siete veneti. A prescindere senza bestemmiare però, senza, grazie. Invito tutti i veneti in chat a scrivere Germano Mosconi sei mio fratello, non so che cosa. Guarda qua bello che è il Sensoji, guarda che roba, guarda qua. Bello, eh. È Sensoji. Padova presente. Mitico o mitica. La sera è bello. Sai che io ho fatto un video per 50.000 iscritti su YouTube qualche anno fa. C'è più gente che stamattina comunque. Sì, esatto, è vero, c'è la fila adesso che stamattina non c'era. Incredibile. E sono venuto qua tipo alle 4 di notte.
ed era bellissimo, sì, alle 4 non c'era nessuno. A me hanno cacciato perché stavo bevendo lì più avanti alle 4 di notte. Modica presente, Rovigo domina, scrivono. No, no, che Rovigo non mi intrigo, Rovigo non mi intrigo proprio, cioè Rovigo non è Veneto, è una parte a sé stante Rovigo. Attenzione, questo è il dissing. Dissing a Rovigo. Ma... Ciao Yekim, guarda bello che... Perché tutta sta gente a fare la preghiera? Secondo me si sono messi in fila in due e hanno cominciato a mettersi, esatto, in fila tutti quanti. Sì, come sempre. Andiamo dove mi sono sposato, che ci vado sempre. Qui adesso tanto non... Poi torniamo qua perché è bello. E una camise... Comunque ancora c'è tanta gente a una camise. Questa è l'acqua santa che adesso non sgorga. Perché Gesù Cristo è in pausa. Veneziano che ha vissuto a Fukuoka e ora abita a Seul. Grande. Inter abita a Seul. Beh, bella storia però. Grande a Seul. Io sono stato a Seul qualche anno fa e... Cioè, da Venezia a Fukuoka e poi a Seul, a Seul ci sta, eh. Bello. Bella. Poi, Seul, tra l'altro, tra le città che ho visitato, è per me quella che mi è piaciuta di più, devo dire. Si mangia bene. Cioè, si mangia bene. L'ho trovato un giusto bilanciamento tra comunque modernità non esagerata e località, diciamo. Una città a misura d'uomo, secondo me. Solo. In queste bandiere qua ci sono scritte tre kanji, sono Shichigo-san, che vuol dire 753, che è praticamente questa festività, questa ricorrenza che c'è in Giappone nel mese di ottobre-novembre, in cui i bambini di 7, 5 e 3 anni mettono per la prima volta il kimono. L'ha fatta anche mia figlia. Questa è la Asakusa Jinja, dove ti sei sposato, dove mi sono sposato e dove Miwa ha fatto lo Shichigo-san dei 5 anni. Oh. Adesso come termina? 6. No, scusa, aspetta, 5 anni l'anno scorso. Scusa, sì. No, ha fatto lo Shichigo-san dei 3 anni, scusa, non dei 5. Ah, ok. 3 anni. Comunque io qua nel 2014 mi sono sposato con il rito shintoista in questo tempio, in questo santuario shintoista del periodo Edo, di fine periodo Edo tra l'altro, quindi non mi ricordo l'anno preciso, però prima del 1860. E devo dire anche bello dentro. Purtroppo poco famoso perché vicino al Sensoji, quindi al tempio buddista qui a fianco. Però fa parte di uno dei Sanja, no? Dei tre però, posti. Esatto, fa parte dei tre templi più importanti. Dei tre templi più famosi di Asakusa. E quindi se venite al Sanja Matsuri, che io mi vedo bene dal partecipare al Sanja Matsuri. Io francamente ho partecipato un po' di volte al Sanja Matsuri. No, è troppo pieno, dai. No, è impossibile, dai. Sai bene cosa c'è anche al Sanja Matsuri? Ci sono anche gli Yakuza al Sanja Matsuri, sì, esattamente. Cioè, comunque le esposizioni di tatuaggi, esatto, eccetera. È organizzato, cioè, infatti sì, la Yakuza organizza. Sai com'è? Comunque... Quando c'hai la schiena tatuata, funziona così. Questo tempio, dicevo, che è di epoca Edo, quindi del periodo Edo, quindi di epoca in cui i Tokugawa regnavano, si può anche... come dire, capire da questo simbolo qua, che è il Kamon della famiglia Tokugawa, che ha governato, del clan Tokugawa, che ha governato il Giappone dal 1606 o 3, non mi ricordo mai, al 1860, prima del periodo Meiji, insomma, questo... Si sono fatti un bel 200 anni. Più di 250 anni, sì, tra l'altro si accoppiavano tra di loro, quindi sono venuti fuori, anche, cioè, non è che proprio una razza pura, ma pura... Sono venuti fuori dei problemi, esattamente, sì. Tranquillo, Iaino con la bicicletta lì. Allora, la bicicletta che si chiama in inglese rickshaw, che in giapponese si dice jinrikisha, che io ho preso quando mi sono sposato, che era compreso nel pack del matrimonio, del pack del fotografo. Con tanti, sì,